In un turno in cui non hanno giocato né Abbapineto, né Altino, né Alba, né Chieti, né Teramo, Gata Pescara Treda, Nunziata Ceteas, Montesilvano, ecco il miracolo Sieco che, quasi vicina alla perfezione, ha infilato il terzo successo consecutivo, il primo in trasferta, rifilando uno strameritato 3-0 al Cantù, lavando l'ingiusto stesso passivo dell'andata, 3-7 persi e vantaggi. Stavolta i parziali a 18, 22 e 16 in terra canturina non parlano certo di equilibrio. Equipe di lanci impeccabili a muro, ben 9 vincenti e muri di difesa straordinari. Percentuali eccellenti in attacco, ancora uno show del Carioca Pessoa, 21 punti con uno splendido 67%. Benissimo tutti, insomma, a partire dalla conferma De Paola e Molinari. Il resto solo d'applausi. Squadra compatta, lucida in ricezione, perforante davanti con un magnifico 58% offensivo del collettivo. Un'altra impavida, insomma, che lascia sperare parecchio pure. Domenica prossima una pausa che non ci voleva, poi recupero a Castellana e altra trasferta a Cuneo a caccia di ulteriori, ora possibili, imprese. Il citato De Paola sarà ospite dell'undicesima puntata di Pallavolè, che per 2 settimane andrà in onda di giovedì, il 13 e il 20 gennaio, sempre alle 21. Per la cronaca, ha giocato, oltre l'Ortona, anche il Paglieta, sconfitta senza fortuna sul campo della vice capolista Genzano, con un 3-1 combattutissimo, peccato davvero. Quanto all'Abbapineto, in arrivo nelle prossime ore il recupero importantissimo a Grottazzolina, vertice da difendere a tutti i costi.